Salve a tutti, benvenuti in questo nuovissimo video ed è il primissimo video che io pubblico sferico, quindi a 360 gradi. Infatti, come vedrete in alto nella vostra sinistra su YouTube dovrebbero essere apparsi insomma, le indicazioni per il movimento e se avete degli smartphone compatibili chiaramente con il giroscopio potete anche semplicemente ruotare lo smartphone e vedrete sicuramente l'immagine tutta sferica intorno alla camera. Bene, ma in questo caso io vi avevo annunciato già tempo fa in un altro video che ci sarebbero stati degli altri contenuti che riguardavano un po' più i viaggi in generale, però volevo fare qualcosa di un po' più particolare, quindi sto provando a sperimentare dei video sferici, che non sono una novità assoluta, chiaramente. Nel mondo già da diversi anni se ne vedono in giro, sono un po' di nicchia, però proviamoci, insomma, vediamo l'esperienza come può essere. Questo chiaramente varrà soprattutto per le immagini successive che sono girate quest'estate in un posto secondo me molto suggestivo, molto, ve lo consiglio davvero tanto. Stiamo parlando del Col di Tenda, in particolare dell'insieme di fortificazioni che ci sono ancora oggi visitabili, come se fossero un po' un museo a cielo aperto, nel senso che sono delle rovine, come vedrete, però anche molto suggestive. Quindi non perdiamo altro tempo. Ah, dimenticavo, chiaramente se avete dei visori VR, ben venga, potete provare ad utilizzarli. La qualità inizialmente potrebbe, anche a causa di YouTube, non essere il massimo o elevatissimo, però insomma è un po' un esperimento, quindi non perdiamo altro tempo e vi lascio al video. Sul Col di Tenda, la via del sale, là c'è scritto, è molto interessante come percorso, itinerario, ma guardate questo forte, ce ne sono tanti intorno, ma guardate questo che figo che è, questo davanti. Praticamente il fatto è che questi forti qua, questo sistema diciamo, di fortificazione è stato costruito dagli italiani, in realtà dai Savoia, quindi dai piemontesi se vogliamo, per difendersi dagli attacchi contro la Francia, appunto. E attualmente però purtroppo è territorio francese. Qua inizia la Francia, che poi tra l'altro è ridiventata Francia solo nel 1947, dopo referendum praticamente truffa, insomma è successo un po' di casino, comunque è ridiventata Francia nel 1947 perché era tornata a essere Italia, dopo era stata ceduta alla Francia da Cavour. Quindi di là si apre la Val dell'Oglia francese e poi c'è di nuovo l'Italia perché poi c'è Ventimiglia e di qua invece c'è il Piemonte, insomma inizia il Cuneese, quindi a sinistra il Cuneese, a destra un tratto di Francia e poi di nuovo Italia perché c'è la Liguria, il mare di là, bellissimo.